Ci prova Adams con un altro pallonetto, ci arriva però incredibilmente Gennari. Allora Lorena da Silva prova con la palla piazzata ma non chiude, ancora Adams, ancora Bergamo con Cecchetto che può ricostruire. Lloyd lo fa ancora con Alice, stavolta di potenza, cerca di scardinare, ci arriva Mancini in qualche modo, contrattacca Nidrus sul muro, va a trovare Lloyd, allora alza Zannoni per Degradi, money out, ci arriva Barbero, che difesa praticamente in panchina, Hancock la salva, allora free ball per Busto Arsizio. Ophelia Malino va a cercare Nuakalor, palla sporcata dal muro, Chieri la recupera, può cercare Grobelna, gran difesa di Erbos, panettone alza il bagger, Nuakalor praticamente da ferma, non può pungere. Allora Bosio sceglie di nuovo Kaya Grobelna, ancora panettone a dire di no alla numero 8. La Vischiba in battuta, la ricezione di Chaussy deve pareggiare in bagger Fiori per Okengwa, sulla parallela c'è Parrocchiale, la palla si impenna, Orro per Larson, la spinge, c'è sul Chaussy, dai che ma dietro per Albrecht, Murata, la copertura di Okengwa, dai che ma dietro da Fiesoli, il muro tocca, chiude la difesa da Vischiba, poi Orro per Stevanovic, la palla in parallela di Ione Stevanovic. Scambio lungo che Milano non ha fretta di chiudere, aspetta il momento giusto. Sta toccando molti più palloni, sta sporcando nella fase offensiva di Cuneo, come in questo caso vedete l'attacco adesso di Lubian, palla ricostruita da Signorile, poi l'attacco a parte di Cichel, c'è sempre Conegliano che ora va al contrattacco, la palla difesa così a flipper da Drews, poi c'è Conello, ancora la ricostruzione del gioco da parte di Conegliano, Plummer non passa, ancora Plummer, il punto dell'americana, e dunque Conegliano che poi è riuscita a chiudere, vedete, proprio con Plummer di potenza questa diagonale sulle braccia di Caravello, si dispera coach Bellani. Nel fondamentale a rete, battistoni per Adams, palla complicata e infatti la schiacciatrice statunitense non chiude, Cecchetto col secondo tocco per Lorena da Silva, tira fortissimo, c'è però Bosetti col bagger, Fersino si inventa un'alzata strepitosa per Ituma, la quale non mette però palla per terra, ci prova Adams con un altro pallonetto, ci arriva però incredibilmente Gennari, allora Lorena da Silva prova con la palla piazzata ma non chiude, ancora Adams, ancora Bergamo con Cecchetto che paga la cauzione per tutte le compagne, Cagnin, palla complicata, la tira comunque, avrebbe potuto e dovuto fare meglio in questa situazione, annullato il primo set point con un errore non forzato in attacco della giovanissima schiacciatrice di Bergamo. E allora Barbero profonda su Loveto Morui, attacca Rosa Maria, difesona proprio di Barbero appena entrata, allora ancora Nidrus, pallonetto stavolta, copertura di Rosa Maria, contrattacca Degradi sul muro, può ricostruire Lloyd, lo fa ancora con Alice, stavolta di potenza, cerca di scardinare, ci arriva Mancini in qualche modo, contrattacca Nidrus sul muro, va a trovare Lloyd, allora alza Zannoni per Degradi, money out, ci arriva Barbero, che difesa praticamente in panchina, Hancock la salva, allora free ball per Busto Arsizio, Zannoni precisa per Lloyd, primo tempo di Olivotto, la tengono in qualche modo, si resti fa ordine per Enidrius, troppo palla filorete, allora Barbero dalla parte opposta per Dodorico, ancora il muro Bustocco, si resta in copertura, Hancock per Enidrius, ancora il muro, lavora benissimo, allora Lloyd per Zannoni, bagger rovesciato per il posto 4 di Degradi che trova una parallela pazzesca tra il braccio destro di Enidrius e l'antenna, passa un pallone, lei trova il punto, che vuol dire meno uno, che scambio signori. Va al servizio la squadra ospite, Guerra in bagger, alzata per Galkowska da seconda linea, diagonale difesa da Dimitrova, poi Franti staccatissima da rete però riesce a tirare a tutto braccio lo stesso, ora nuova possibilità per mettere giù il pallone per Casalmaggiore, non si intendono però al primo tempo Carlini e Melandri, Galkowska senza rincorsa per Inelli, interviene in campo ma non riesce a difendere bene, pallone che schizza via, aumentano le distanze tra le due squadre, questo è il punto di Galkowska, ricezione di Panettoni, Ophelia Malino va a cercare Nuakalor, palla sporcata dal muro, Chieri la recupera, può cercare Grobelna, gran difesa di Erbos,
Panettone alza il Bagger, Nuakalor praticamente da ferma, non può pungere. Allora Bosio sceglie di nuovo Kaya Grobella, ancora Panettone a dire di no alla numero 8 avversaria. Si sceglie Mazzaro, difesa di Herbots. Deve alzare il Bagger Malinov per il tocco, money out di Silvia Nuakalor. E continua così, c'è un problema, lo risolve Nuakalor. Ottavo di squadra per Pinerolo, prosegue il turno al servizio per Carletti. Riceve Castiglio, ha qualche problema però Scandicci nell'impostare questa azione. Allora palla di là, Zago viene murata, ancora Pinerolo, sempre su Zago il servizio, difende il diagonale Yaudi. Bagherone di Castiglio per Mingardi, grande difesa da parte di Pinerolo. Ora Fribolda a gestire per la Savino del Bene, primo tempo di Alberti, leggermente fortunoso perché c'è il tocco del nastro, punto per la Savino del Bene, 12-8. Bello scambio quello al quale abbiamo assistito.